Ci siamo, nuova puntata di Che si dice al Martelli. Di fianco a me il super ospite Eric Panizzi, ciao Eric. Buonasera a tutti. Ma prima di tutto salutiamo intanto gli amici, ma il padrone di casa, Luca Legittimo. Buonasera a tutti. Per me e per noi un grande orgoglio potervi ospitare una delegazione del Mantova Calcio e vi ringraziamo molto per essere qua con noi. Ecco, due parole, Mainet, comunque la fibra mantovana, diciamolo. Sì, Mainet, fibra mantovana, Mainet è leader nei servizi in fibra ottica e nella banda ultralarga. Mainet è un operatore mantovano, è nato a più o meno l'età del nostro Eric, è nato a metà degli anni 90 e ad oggi è diventato un operatore che si posiziona proprio nel settore tra i più importanti a livello nazionale. E, che dire, noi abbiamo scelto di diventare top sponsor del Mantova Calcio l'anno scorso, era a febbraio 2023, non solo perché per la storicità del club, ma anche per via del fatto che per noi fare impresa vuol dire avere una forte attenzione del territorio, e attenzione al territorio vuol dire anche contribuire, sostenere associazioni ed enti che portano alto il valore e il nome di Mantova, del territorio mantovano. E quindi eccoci qua, Mantova Calcio. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie Luca, anche per l'assist riguardo all'età. Abbiamo un classe 94, Eric Panizzi. Il 15 febbraio sono 30 anni, un bel traguardo, insomma. Sì, diciamo che purtroppo non sono più un giovanotto in questo mondo, però dai, fisicamente mi sento ancora in forma, i dati del nostro preparatore lo confermano, e quindi dai, va bene così, per ora andiamo avanti così. Allora, intanto abbiamo salutato Luca Legittimo di Mainet, che ringraziamo per l'ospitalità. Andiamo con un prebilancio di questa metà stagione, ovviamente personale, 16 presenze, quasi come la stagione scorsa, quindi ottimo. Vabbè, ovvio che a livello di collettivo è scontato dire che siamo contenti di quello che stiamo facendo. Probabilmente non ci aspettavamo neanche noi di avere questo rendimento, e poi a livello personale sono contento, anche se per quanto riguarda il mio carattere non sono mai contento, però sono contento e speriamo di continuare così per qualche mese. Allora, non li abbiamo presentati perché ovviamente c'era il padrone di casa, però Ernesto Valerio, Gianluca De Rosa, chi vuole intervenire? Vado? Prego. Come da format, facciamo un excursus tante volte soprattutto quando c'è qualcosa da dire di particolare sulle carriere. Ormai sono 4 anni, questa è la quarta stagione che sei a Mantova, il che è una, lo dicevamo anche prima, una rarità assoluta nel panorama della Lega Pro, a parte qualche caso sporadico, perché fare 4 stagioni in una piazza, in una categoria che conosce poche piazze che programmano e dove tante volte si vive di rinnovi annuali, non è mai scontato, non è mai semplice. E hai alle spalle un percorso netto di Lega Pro con tante belle città e tante belle piazze, da Siena, Alessandria, Reggio Emilia, e sarà scontato dirlo perché sicuramente hai già affrontato più volte, Alessandro ti aveva giustamente chiamato l'uomo dei due mondi in una precedente di chiacchierata. È scontato dirlo, ma tu hai vissuto non un'altalena, ma una giostra, il corsaro, proprio dalla parte più alta alla parte più bassa, proprio a Mantova, e ti sei ritrovato davvero, se guardiamo
poco più di un anno fa avevi un infortunio e eri fuori lista perché non potevi giocare, il Mantova andava come andava e invece ti sei ritrovato questa stagione per probabilmente anzi quasi totalmente per i tuoi meriti a essere titolare, protagonista e a vivere un non dico un sogno perché è un termine comunque forte ed inflazionato, ma comunque una realtà completamente ribaltata. Allora sì, sicuramente sono molto diverse le situazioni che stiamo vivendo in questo momento. È ovvio che preferisco parlare del presente e ci sono poche situazioni per quanto riguarda la mia esperienza in cui ho vissuto così, indipendentemente dal risultato, da come sta andando la stagione eccetera. Ci abbiamo una società splendida, un insieme di persone incredibili e viviamo bene al campo, ci stiamo bene, quindi stiamo bene tra di noi e quindi sicuramente tutto questo aiuta. E poi per quanto riguarda me, sì, sono sicuramente un lavoratore, quindi è stato anche facile, come ho detto anche precedentemente in altre interviste passate, che se smetti di fare quello che devi fare la dai vinta a chi pensa che tenerti fuori sia giusto, quindi per me è stato anche abbastanza facile rimanere sul pezzo e lavorare, sperare in una possibilità, è successo e è andata bene. Poi è ovvio che mi sento, cioè sono grato di essere qui quest'anno perché comunque siamo rimasti in tre dalla passata stagione e magari ci poteva essere anche qualcun altro, però essere stati scelti è stato sicuramente un motivo d'orgoglio, quindi questo mi fa piacere, spero di ripagare la fiducia che mi hanno dato. Tu hai detto poteva esserci anche qualcun altro, diciamocela tutta però, poteva anche non esserci nessuno, perché di solito quando si fa piazza pulita, quindi la scelta societaria a livello di chi poi ha costruito la rosa, ma anche quella del mister, magari può essere più semplice dirlo col senno di poi, però non è stata né scontata né banale e a suo modo anche coraggioso, anche perché comunque ripartire parzialmente da alcuni giocatori che avevano vissuto il peggio che quello che poteva offrire la piazza in quel momento lì non era facile, anche perché credo, correggimi se sbaglio, il mister magari non aveva una conoscenza diretta di Eric Panizzi giocatore. Beh, sicuramente questo fa capire ancora di più le competenze che ci sono in questo momento, in questa società, ovviamente parlando dal mio punto di vista. E, parlando col direttore, col mister quest'estate, mi dissero che comunque prima di andare a cercare fuori magari guardavano gli elementi che avevano in casa l'anno scorso e qualora fossero disposti a rimanere e così è stato. Il mister mi disse anche una volta che comunque sulla scelta tecnica comunque lui i giocatori li aveva guardati tutti prima di ovviamente di prenderli, quindi sanno quello che fanno ovviamente. Diciamo che per ora sta andando bene, speriamo appunto di continuare. Io vado un po' fuori dal campo, ma non troppo questa volta. Qui siamo Mynet, insomma, parliamo di connessioni in qualche maniera, no? Connessione estiva, dover ripartire, come dire, in qualche maniera hai avuto anche, ti sei sentito una responsabilità, sei stato scelto come abbiamo detto per ripartire, ma al di là dell'aspetto tecnico, di quello che è stato, di quello che è, che sarà, e mentalmente in quel momento, cioè da dove si riparte, si resetta, si riparte, c'è un'esperienza pregressa, proprio connessione mentale, insomma, che è poi un aspetto che è particolarmente importante in questo Mantova. Allora, mi ricordo che una sera di quest'estate mi chiamò il mio procuratore, era tardi, 10:30 tipo, e mi disse: guarda, ti chiamo perché mi ha chiamato Botturi e quindi te lo volevo dire, eccetera. Io dentro di me
Ovviamente non sapevamo la categoria ancora, quindi io pensavo alla Serie D, sinceramente. E, dentro di me era successo in passato questa cosa, quindi era stato anche abbastanza facile per me decidere quantomeno di prendere in considerazione seriamente la situazione, perché come dicevo prima, nella Serie C di oggi le situazioni societarie sono fondamentali e io conoscevo il presidente, quindi dicevo sicuramente se lui rimane sicuramente c'ha delle prospettive giuste, e quindi mi era successo a me in passato di non prendere in considerazione questa cosa e me ne pentì, e quindi sicuramente non dico che era la prima scelta, ma poco ci manca. Una cosa è sempre collegata, e l'elemento rivincita in qualche maniera anche a livello mentale, cioè è in grado, è stato in grado, visto che ormai la fase iniziale è passata, a dare poi anche quel qualcosa in più, soprattutto nei primi giorni, quando bisogna ripartire, bisogna tornare al campo e bisogna andarci con una carica importante, insomma, soprattutto per chi già conosceva il pregresso, non so, ecco, il concetto di rivincita. Ma allora non mi piace tanto il concetto di rivincita, perché sarebbe più facile parlarne con i miei compagni dell'anno scorso, ma noi abbiamo dato tutto l'anno scorso, cioè è stato abbastanza pesante quello che abbiamo vissuto, comunque una delusione sportiva forte, però alla fine mi ricordo che parlammo tra di noi e quello che emerse fu appunto che comunque avevamo dato tutto quello che potevamo, non ci eravamo risparmiati, e quindi purtroppo il verdetto del campo era quello e dovevamo accettarlo, perché comunque lo sport è così. E per quanto riguarda la ripartenza di quest'anno, comunque era una cosa troppo diversa, perché cioè, quasi distaccata, perché comunque c'erano giocatori importanti, Burrai, Festa, Galuppini, Swagger, che comunque era una cosa molto separata, distaccata, e quindi era una cosa nuova, e comunque anche i primi discorsi che fecero il mister e il direttore si capiva che si andava verso una direzione differente dalle gestioni precedenti, e quindi è stato tutto abbastanza lineare, abbastanza facile. Esatto, tranquillo, sì. No, visto che tu sei il veterano del Mantova, possiamo dirlo a questo punto, è 4 stagioni, volevo sapere qualche aneddoto, qualcosa che ti porti sempre dentro, non so, vabbè, quest'anno 2 assist, però un gol l'hai fatto con il Renate, se non sbaglio, no? Quindi non so, magari il gol, ma magari qualsiasi altra cosa, un complimento da un tifoso, qualsiasi cosa che ti porti dentro di questo manto. Beh, sicuramente purtroppo non è il mio forte non è il mio forte fare gol, esatto. Però dai, no, se devo dire un momento toccante, sicuramente è stato l'anno scorso, dopo appunto la retrocessione, che diversi ragazzi mi diedero testate di stima per quanto riguarda, diciamo, il comportamento e l'essere un esempio, diciamo, in campo, quindi questa è una cosa che, a parte che è una cosa che io ci tengo molto, è una cosa a cui mi ispiro anche ovviamente adesso a qualche mio compagno e qualche mio compagno passato, e sicuramente questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro 4 stagioni, 30 presenze la prima, 30 la seconda, 17 e 16, sei molto vicino alle 100 presenze, che non è poco. No, è sicuramente, sperando di raggiungerle a breve, motivo d'orgoglio farle, ma farle in generale in qualsiasi piazza, però ovviamente farle qui
e dopo quello che abbiamo vissuto e in un momento del genere in cui è tutto bello, è un bel riconoscimento. Parliamo un po' di futuro, futuro vicino però, visto che gennaio è tempo di calciomercato, parliamo di calciomercato interno, nel senso che è inutile nascondersi dietro un dito la vicenda su Hager, no? Al netto della parte magari emotiva che accenneremo, possiamo anche non parlarne o altro, apre comunque uno spazio, diciamo in questo modo qui, al centro della difesa, quantomeno numerico. Visto che si è detto che sarà difficile trovare sul mercato un giocatore che sia persona vicina a questo spogliatoio dal punto di vista umano, morale, possiamo utilizzare un sacco di aggettivi, viene naturale pensare a qualche spostamento interno. E se fossi io, e per fortuna non lo sono, allenatore, un pensiero naturale verrebbe su di te. È un ruolo che, al netto di quella che poi è la giusta risposta, dove il mister dice di giocare io gioco, ma è un ruolo che ti senti, che hai affrontato in passato, e se sì con piacere, con difficoltà, come vivresti nel tuo spazio un'eventuale chiamata alle armi in posizione centrale? Allora, vabbè, il centrale l'ho già fatto tante volte e ad Alessandro ho fatto quasi tutto l'anno perno dei tre. E negli ultimi anni in realtà l'ho fatto sempre come centrale a quattro, esatto. E mi piace molto, in tutti i ruoli mi piacciono. E da noi il perno tocca veramente tanti palloni, sì. E quindi è ovvio che mi piace, cioè è una cosa che mi piace. E in questo momento, secondo me, però, sto facendo il ruolo perfetto per me, nel senso che faccio il terzo in possesso, faccio il terzo e mi permettono comunque di spingere. E quindi, se devo dire la verità, in questo momento mi sento a mio agio. E poi, in caso di necessità, cioè proprio assolutamente, ma se dovesse, a parte che se il mister dovesse chiedermelo, vuol dire che pensa che lo posso fare, quindi andrebbe assolutamente bene. Però comunque, dopo qualche fortuna iniziale, mi ricordo anche di Cavalli eccetera, Redolfi era stato adattato e era stato messo centrale, e quindi la coppia con Swagger magari era lui, e poi quando è tornato Cavalli è tornato un po' a destra eccetera, quindi le soluzioni ce le abbiamo, non è quello il problema. Poi comunque, per quanto riguarda il mercato, ci pensa il direttore. Ho parlato solo di mercato interno proprio, cioè mi sono proprio fermato su quello. Solo una piccola parentesi, perché ha detto una cosa che avrei detto dopo, per chiudere il discorso che si faceva prima sulle competenze, sul conoscere i giocatori. Hai detto una cosa fondamentale, che in fase di possesso fai il terzo perché ne hai le caratteristiche. Quindi se uno viene scelto per, ok, posizionarsi a 4, ma in fase di inizio dell'azione ti ritrovi a essere uno di quelli che fa girare la palla, ecco, per essere sintetici, è perché comunque chi sceglie poi quelle cose sa dove andare a vedere. Stai migliorando con il passare delle trasmissioni, stiamo migliorando anche sul livello tecnico. Invece io torno sempre un po' fuori dal campo e due cose. La prima, abbiamo già parlato abbastanza di Swagger, però ieri sì, abbiamo, diciamo così, assistito, io personalmente ho assistito a una cosa che raramente mi era capitata, insomma, di campi, di partite ne abbiamo viste, e soprattutto in questo ruolo che ricopro quest'anno qui a Mantova, una conferenza stampa con tutta la squadra presente, che in realtà
presente e partecipe, perché poi l'emozione è stato un po' il filo conduttore, la fotografia dove tutti poi sorridono, come dire, torniamo sempre un po' al discorso della connessione, cioè in quei momenti lì, ecco, al netto poi della vicenda di Swagger che abbiamo già abbondantemente raccontato, anche tra di voi, quanto conta, c'è una spinta in più, facciamo un qualcosa di in più per un compagno, la voglia di partecipare, lo stare insieme, insomma, ecco, argomenti che abbiamo già trattato, però ieri c'è stata questa, come dire, un'ulteriore conferma probabilmente che c'è qualcosa di particolare, di quasi magico, mi verrebbe da dire, insomma, ecco. No, allora sicuramente dal primo giorno si è creato qualcosa di bello, come dicevo prima, stiamo bene al campo, stiamo bene tra di noi, ci sono ragazzi eccezionali e la scelta dei cervelli è molto azzeccata secondo me, e quindi è stato anche facile la scelta di chi deve far andare le cose dritte, è stata altrettanto azzeccata, e quindi ripeto, è stata una cosa abbastanza che è andata da sola. Ovvio che Sugo è stato dall'inizio, c'era qualcosa di diverso anche a livello tattico eccetera, quindi c'era un rapporto particolare col mister, ma particolare nel senso di comunque si capiva che lui capiva quello che il mister voleva proporci, e quindi ne parlavano già spesso tra di loro di cose tecniche eccetera, e poi purtroppo questo infortunio è andata così, e quindi sì, a noi ci dispiace molto, perché comunque un ragazzo che ci ha avuto comunque 5 crociate, cioè una follia, cioè io non ho mai, poi sempre sullo stesso, cioè è proprio una cosa incredibile, e quindi è ovvio che fa dispiace, poi mettendosi nei suoi panni, smettere da oggi al domani è una cosa tosta, secondo me è molto 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 tosta, e quindi è ovvio che gli siamo vicini, e ripeto, è una cosa facile per noi stargli vicino, perché comunque ora c'è la maglia blu, quella dello staff, però comunque rimane uno di noi, sempre, c'è sempre il rispetto che ci vuole, perché comunque ce l'abbiamo sempre avuto, però è una cosa naturale che ci viene. Allora, io cambierei un po' argomento e andrei alle tue radici, no? Sei di Guastalla, a due passi, diciamo, rispetto a tutte le altre società in cui hai giocato, cresciuto nella Reggiana e poi sei arrivato a Mantova. Ecco, come vedevi da giovane della Reggiana il Mantova Calcio? Ah, qua c'è un aneddoto che potrei raccontare, nel senso che c'è una linea abbastanza definita su quello che penso che sia stato l'inizio della mia carriera effettiva, nel senso, ho iniziato prima, però a un certo punto capisci che ti senti pronto, no? E mi ricordo che era un anno abbastanza duro e ci fu una partita, non ero preso in considerazione dall'allenatore, e ci fu una partita che è stata Reggiana-Mantova e al Mapei, c'era un campo folle, incredibile, e io dissi probabilmente questa è l'ultima partita che gioco, nel 2016 o 2017 forse, e da lì io segno l'inizio della mia carriera, quindi sarà stato il destino, non lo so, è questo. Poi ovvio, quando abbiamo giocato contro era un derby, quindi è sempre stata una partita, diciamo, vissuta con calore, però diciamo che sono capitato in due piazze comunque importanti, poi
magari gli ultimi tre anni l'ho vissuta, Mantova l'ho vissuta un po' meno calda, e quest'anno invece è tornato l'entusiasmo proprio da subito, è tornato, ma già alla fine dell'anno scorso in realtà si era creato qualcosa, e quest'anno si è creato qualcosa di speciale veramente, quindi tocca a noi mantenerlo e andare a, cioè, sperare di continuare così, e sicuramente faremo il possibile per farlo, perché comunque, come hai detto prima tu, un sogno, ma è veramente un sogno, quindi ci abbiamo tutto per poterlo realizzare. Poi è ovvio che comunque la cosa che il mister ci dice sempre è che noi dobbiamo affrontare le partite, dobbiamo stare tranquilli, fare il nostro gioco, e è ovvio che il risultato poi purtroppo non è sempre diretto, discendente, esatto, da quello che fai, però sicuramente noi lo vogliamo bene, e poi vedremo alla fine. Allora, io ho l'ultima. Hai l'ultima, Gianluca De Rosa, allora andiamo con l'ultima. Hai voglia? No, sempre campo, domenica scorsa 1-1 con l'Arzignano. Allora, parlo per me e poi diciamo un po' il mio sentimento, poi che trasferisco a te, mi dici un attimo, perché noi, vabbè, chiaramente diciamo spesso, però non possiamo vincere tutte le partite, però siamo primi perché abbiamo 7 punti di vantaggio, però c'è quello, qualcosa, insomma, ci sono questi due sentimenti un po', sai, che insomma, come dire, in questo momento c'è la carica di insomma, che come dire, ecco, il pareggio in qualche maniera lascia un po' quella insoddisfazione, e in questo caso significa dobbiamo fare qualcosa in più, significa come dire, voglio ripartire subito perché devo andare a recuperare, insomma, come dire, a riprendermi qualcosa che mi hanno tolto, cioè non so, ecco, sono vari sentimenti contrastanti che in qualche maniera si vanno un po' a intrecciare. Come si gestiscono queste situazioni quando ricomincia la settimana, cioè martedì, ieri, no? Allora, questo, ti ripeto, ti porto un mio sentimento, perché io dico vabbè, però in realtà domenica sera sono tornato a casa no, ecco. Allora, purtroppo chiedi alla persona sbagliatissima per questa cosa qua, perché poi ci abbiamo anche parlato e scherzato in questa settimana tra di noi, e è una cosa su cui io devo lavorare, diciamo, perché comunque sono abbastanza sanguigno come reazioni, e diciamo che quello che vivi durante la partita è un po' il sentimento che ti porti, quindi domenica è stata una partita che abbiamo dominato, e quindi per questo motivo ti lascia l'amaro in bocca il punto. E ci sono state altre partite in cui magari abbiamo addirittura perso, come Trento per dire, o Trieste, e in cui però hai fatto tutto quello che dovevi fare, eccetera, e quindi non hai alcun rammarico. È ovvio che le partite non vanno sempre come vuoi, purtroppo ci sono episodi che determinano, perché magari prendi un tiro in porta e prendi gol, diciamo che non è difficile non concedere neanche un tiro, se proprio in quello prendi gol è ovvio che poi gli equilibri si spostano, però sicuramente no, non abbiamo questa fretta di dover andare a riacciuffare qualcosa, però la cosa veramente a cui tutti crediamo, perché l'abbiamo provata e quindi la proviamo tutti i giorni, è che dobbiamo cercare di fare il nostro gioco sempre, e quindi quello su cui lavoriamo tutti i giorni veramente in maniera specifica proprio, quindi l'unica cosa su cui ci concentriamo è questa qui. Per chiarire, chiaramente la mia attenzione è rivolta proprio ai sentimenti contrastanti, poi tutto ciò che riguarda il campo chiaramente io me ne tengo lontano, ma insomma comunque era un concetto di sentimenti contrastanti in questi casi qua. No, volevo solo dire che, nel senso, io ripeto, non sono un pochettino sanguigno su questo, poi è ovvio che dopo, il giorno dopo, riguardando la partita, il sentimento, diciamo,
si attenua e mi rilasso anch'io. E prendo soprattutto spunto delle cose oggettive che sono riguardando la partita. Comunque ti ha voluto dire in maniera educata che è uno a cui girano i maroni quando le cose vanno in quel modo lì, e quindi, però è, siccome è un ragazzo molto educato. No, io velocemente ritorno al discorso di prima sul futuro, riallacciandomi alla questione, al trend topic della settimana, cioè su Hager, perché piccola riflessione, uno può sembrare una cosa banale, no? Smetto di giocare da un giorno all'altro, ma è come se domani mattina venissero da te o da me o da te Ale e ti dicessero: guarda, quello che hai fatto fino ad oggi finisce adesso e domani mattina devi andare a fare un'altra cosa. Cioè, non è scontato che sia una, per quanto sia lo stesso settore, diciamola così, comunque è una roba che ti sconquassa. Avevamo fatto una puntata con su Hager un paio di mesi fa, lui aveva le idee chiare sul futuro e io voglio allenare preferibilmente i grandi, vorrei evitare tra virgolette il settore giovanile, o se no, o comunque partendo da un'età adulta, quindi bene o male sulla coerenza non gli si può dire niente. Abbiamo avuto altri tuoi colleghi di spogliatoio con le idee anche loro abbastanza chiare, qualcuno più oddio non so, vediamo eccetera eccetera. Abbiamo detto qualcosina prima, vorrei che tu lo dicessi anche a tutti gli altri, se hai già un percorso netto in testa o se vuoi lasciarti sorprendere dai prossimi anni di vita e vedere cosa ti riserva e poi prendere una decisione. Ma purtroppo io non ne ho idea, nel senso che quando ci penso ho sempre pensato di non voler rimanere, diciamo, nell'ambito, ma più che altro per non girare ulteriormente eccetera. E poi gli ultimi allenatori che ho incontrato mi hanno fatto venire un po' di voglia. Comunque sono mi ritengo uno che, a cui piace capire il calcio, capire soprattutto le questioni tattiche, quindi è una cosa che mi piace molto. E ripeto, gli ultimi allenatori che ho avuto mi hanno un po' stuzzicato in questo, però in realtà non so rispondere a questa domanda perché non ne ho idea. E so, probabilmente è anche un errore, perché per viverla più serenamente, poi soprattutto perché ci sono anche delle sorprese, appunto, ci possono essere, come è stato per Lele, e dovresti magari tracciarti una strada durante la carriera. Io purtroppo non l'ho fatto, e sono ancora in tempo in realtà, come tutti mi dicono, e vediamo se lo capirò veramente oppure no. Se mi posso permettere, abbiamo sempre parlato o di campo o di scrivania, ma siccome sei una persona posata che sa parlare e secondo me anche con intelligenza tattica, guarda che c'è anche la cronaca sportiva, cioè il giornalismo televisivo, audio, se dovresti arrivare con un bel portafoglio alle spalle, però può essere un qualcosa che può diventare interessante. Allora, riprendo io il microfono. Complimenti Gianluca De Rosa, non mi aspettavo quella domanda ficcante proprio. Così, hai atteso che si puntate su puntate. Davvero, come dire, in questo caso ho parlato più di me, più che una domanda era una, come dire, una considerazione personale, perché effettivamente mi sono in qualche maniera trovato questa situazione che mi ha accompagnato in questi giorni. Ma chiudiamo la parentesi e torniamo. Allora, siamo praticamente ai tempi supplementari, quindi chiuderei e ringrazio ovviamente Eric Panizzi di essere stato con noi. Grazie a voi. L'appuntamento per tutti i tifosi ovviamente domenica 18:30, trasferta importante, Prosesto Mantova. Ringrazio MyNet che ci ha ospitato, appuntamento a settimana prossima.